Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo già alla seconda puntata di Creepy Movies, quella rubrica che si occupa di parlare di film horror, recensire dei film e parlarne un po' in generale. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di Veronica, un film di recente produzione, che tra l'altro non so neanche se ve l'ho detto, mi sa di no, quindi ne approfitto per dirlo adesso. Quel film, per chiunque lo voglia vedere, si trova su Netflix, lo trovate proprio con il nome di Veronica. Ma oggi voglio parlarvi di un film che molto probabilmente non troverete su Netflix perché è un pochino vecchiotto, in quanto è stato prodotto e distribuito nel 1988, ben 10 anni prima della mia nascita, calcolate. E parliamo della bambola assassina. Credo che anche a grandi linee, ma un pochino tutti ne avrete sentito parlare. Ma se non l'avete visto, comunque vi consiglio sempre di vederlo e poi ne parliamo su cosa ne pensate. Questo film è stato prodotto da Tom Holland ed ha una produzione completamente statunitense. Questo è stato anche distribuito in Italia appunto con il nome di La bambola assassina, ma in realtà il suo vero nome proprio americano di origine è Child's Play. Praticamente si tratta di una di quelle bambole che, come abbiamo parlato anche in qualche altro video, tipo Annabelle, tipo ce n'era un'altra, mi sembrava Ruby, se non sbaglio, vabbè. Ritrovate tutto qui sopra comunque. Sono quelle bambole che non sono le classiche bambole che tu prendi, posi sul letto, sul divano, da qualche parte nella casa e la rimangono, ma sono quelle bambole che vivono di vita propria. È proprio il caso della bambola assassina. Tra l'altro proprio l'anno scorso è stato rifatto anche un remake di questo primo film, sempre con il nome di Child's Play. Ma calcolate che la saga arriva fino al numero 7, quindi 7 film, più l'ultimo di che è questo remake. Tra l'altro, se non sbaglio, uno mi manca anche da vederlo, quindi mano a mano che andremo avanti ve li illustro un pochino tutti. Ma concentriamoci sul primo. Il film si apre subito con una scena stile poliziesco, insomma, cioè con un assassino ricercato e la polizia che lo sta inseguendo. Praticamente durante questa sparatoria il serial killer, cioè Charles Lee Ray, viene colpito e si rifugia in un negozio di giocattoli. In questo negozio vede una bambola, che è quella del film ovviamente, che la serie proprio di quella bambola si chiama Tipo Bello, e praticamente conosce una formula che è in grado di trasportare la sua anima nella bambola. In questo modo evita la morte, ma cioè il corpo muore ma l'anima comunque rimane in vita, e quindi si impossessa di questa bambola. La polizia non può che trovare, oltre al negozio distrutto, anche il cadavere di Charles Lee Ray, crede bene che questo personaggio sia finalmente morto. Anzi, lo chiamavano proprio lo strangolatore di Boston, se non vado errato. Comunque, passando ad una scena molto più tranquilla, diciamo, e solare, ci troviamo in una casa in cui c'è un bambino di 6 anni, Andy Barclay, il quale è intento a preparare la colazione per la mamma, che intanto sta dormendo, per il suo compleanno, ma non per il compleanno della madre, proprio per il suo del bambino. Quindi che cosa succede? Vede alla televisione, mentre prepara questa colazione, una pubblicità che annuncia l'uscita di questo bambolotto dei cartoni animati, che è un cartone che lui evidentemente segue molto, e rimane affascinato da questo bambolotto che parla, che gioca, quindi
È subito un grande desiderio per lui ricevere questo regalo. E in effetti nel suo salotto vede una scatola molto grande che lo fa subito illudere, di aver ricevuto quel regalo che voleva. Però con suo dispiacere nota che lì dentro ci sono solo dei vestiti. E come sappiamo tutti, credo, i bambini odiano ricevere i vestiti. In qualunque occasione, per compleanno, Natale, qualunque occasione è buona per non ricevere i vestiti. E questo ve lo dico perché me lo ricordo anche io, lo odiavo. Però, vabbè, magari ditemi anche voi, no, se odiavate ricevere i vestiti come regalo. E nel momento in cui comunque ci sono anche altri giocattoli della stessa serie di tipo bello che gli sono stati fatti. Ma rimane evidentemente deluso per non aver trovato quella bambola che desiderava. Sua madre, Karen, trovandosi in un periodo di difficoltà economica, gli promette di prenderglielo non appena avrà risparmiato un pochino di soldi durante il mese. Il caso vuole che, mentre lei si trova a lavorare nel suo negozio, come commessa di bigiotteria, una sua cara amica, Maggie Peterson, mazza, mi ricordo anche tutti i nomi, ma sono fantastico, vabbè. Maggie le dice che c'è un tipo in strada che ha proprio uno di quei bambolotti, che Andy, vorrebbe tanto, e non essendo comprato in un negozio a tema, insomma, in un negozio di giocattoli, il prezzo è molto ridotto rispetto a quello che è l'originale. Quindi scendono subito in strada e da questo tipo losco Karen compra questo bambolotto, che poi una riflessione un po' così, che non c'entra niente, ma voi comprereste veramente qualcosa da un tipo del genere? Cioè, quanti di voi avrebbero il coraggio di comprare un giocattolo come un qualunque altro articolo da un tizio losco e sporco che vi trovate per strada? Non so, io ci avrei pensato, penso, 4 volte prima di fare un acquisto del genere. Fatto sta che la madre glielo compra. Cosa succede? Che non appena ritornate sul posto di lavoro, il titolare becca subito le due fuggitive, diciamo, e quindi un po' per punire Karen di questa sua assenza ingiustificata, perché comunque lui lo trova un po'. Non trova utile ciò che stava facendo, le dice che dovrà rientrare la sera per fare degli straordinari dalle 7 fino a chiusura. Per quanto lei cerchi di rifiutarsi, però gli offre solamente due chance: o torna a lavorare oppure sarà licenziata, quindi non le dà molta corda, però le permette di andare a prendere il bambino a scuola alle 5 e rientrare alle 7 per stare anche un pochino con lui nel giorno del compleanno. Allora questa donna va, prende il bambino e subito tornata a casa gli fa aprire quel regalo e lui rimane ovviamente entusiasta, molto emozionato per questo regalo ricevuto anche prima del previsto, e subito inizia a giocare con quello che si chiamerà Chucky. L'unica cosa che purtroppo dovrà sistemare Karen è chi starà attenta a suo figlio nel momento della sua assenza. E Maggie si offre volontaria per badare lei al bambino. Infatti, Karen torna a lavorare, Maggie va a casa con il bambino, ma nel momento in cui lei dice ad Andy di lavarsi i denti ed andare a letto, il bambino le risponde in modo un po' strano, le dice, però Chucky vuole vedere il notiziario delle 9.
Quindi lei subito crede, no, che sia un po' di fantasia da parte del bambino e quindi li porta entrambi a letto. Come torna in cucina, sente camminare, sente degli oggetti che si spostano e quindi comincia un po' a spaventarsi. Nel frattempo chiama Karen che la sente molto spaventata, ma lei finge dicendo no, no, non è niente, sto bene. Fatto sta che subito dopo cade un contenitore di farina e mentre lo raccoglie sente un forte rumore e come andrà ad esplorare ciò che è la causa di questi rumori, Chucky le tira una martellata in testa e la fa cadere dal sesto piano. E infatti questa signora muore sul colpo. E questo mi è anche dispiaciuto perché mi stava comunque molto simpatica. Vabbè, divaghiamo un po' ogni tanto. Quando Karen torna a casa la trova occupata dai poliziotti e la trova senza la sua amica. Quindi per lei è subito un dispiacere. Chiede dove si trovi il figlio che era rimasto in camera, cerca di capire e di prendere un po' di informazioni dalla polizia per capire cosa è successo in quel momento. E Andy dice subito che è stato Chucky ad assassinare la zia, perché lui comunque la chiama zia Maggie. Ovviamente nel poliziotto e nella madre possono credere che quella bambola abbia potuto commettere un omicidio, perché in fondo per loro è solo una bambola. Cosa succede? Che Andy con tutte le sue forze cerca di far capire qual è la vera causa, della morte, di Maggie, ma la madre, scocciata da queste storie fantastiche, lo manda in camera sua. E poi manda via il poliziotto che non si fa problemi a dirle che secondo lui è stato proprio il bambino a causare la morte di questa signora. Però diciamo che il poliziotto torna a casa e la madre sente parlare con Chucky il bambino, però poi si chiude lì. Il giorno dopo, la stessa madre Karen accompagna il bambino a scuola con la sua bambola. Appena lei gira l'angolo, Andy e Chucky salgono sul primo autobus e vanno via. Dove sono diretti? Sono diretti verso la casa di Eddie Caputo, cioè un complice di Charles, appunto, che prima di morire lo aveva abbandonato e aveva giurato di vendicarsi. Quindi che cosa fa? Chucky si fa portare dal bambino alla casa di Eddie Caputo e lo uccide tramite gas, insomma, cioè accende i fornelli senza lasciando libero, insomma, il gas e nel momento in cui lui spara perché si sentono molti rumori in casa, la stessa casa salta per aria. A quel punto cosa succede? Che la madre viene convocata in commissariato, il bambino verrà portato lì insieme a Chucky, lo interrogheranno e soprattutto la madre avrà modo di capire più tardi che forse il bambino non mentiva. Per quale motivo? Per il semplice fatto che la polizia credeva che fosse stato di nuovo Andy ad uccidere quell'uomo, ma lui cioè continuava imperterrito a dire che era stata la bambola. E infatti la strattona, gli dice parla, di che non sono stato io, perché la polizia vuole portarlo in un ospedale psichiatrico per qualche giorno. A quel punto la bambola non reagisce e il bambino viene portato in questo ospedale psichiatrico. A questo punto Karen non può fare altro che prendere questa bambola e tornare a casa. Lei, diciamo, si insospettisce del fatto che vabbè che il bambino oramai è stato portato via e vabbè, però come mai Andy continua, nonostante tutto, a dire che la bambola è la causa di tutto? Allora Karen mette alla prova Chucky. Che cosa fa? Lo prende per un braccio, lo strattona,
cerca di farlo parlare, ma a parte quelle classiche frasi da bambolotto, non si esprime, insomma. Rimane il classico bambolotto che parla tranquillamente. Allora lei che cosa fa? Vuole andare a buttare lo scatolone che conteneva Chucky e con sua enorme sorpresa, e forse anche la mia, cadono da questo scatolone le batterie che avrebbe dovuto inserire nella bambola per farla funzionare. Da lì capisce che quella bambola aveva funzionato per 2 giorni senza l'uso di alcuna batteria. E nel momento in cui lei prende la bambola e va ad aprire lo scomparto per inserire le batterie, quello scomparto è completamente vuoto. Quindi lo minaccia di bruciarlo nel fuoco e la bambola subito reagisce insultandola e la morde qui all'avambraccio praticamente. Tra l'altro, sappiate che la bambola nei momenti di rabbia e ira funesta, questa è una citazione, vi sfido a dirmi chi è che lo dice, ira funesta, praticamente, che cosa fa? Dice comunque una parolaccia, usa un linguaggio abbastanza volgare, ma vabbè, credo che comunque non vi stupite per questo, insomma, ve lo segnalo, ma non vi stupirete per questo. Che cosa succede? Che Chucky scappa e la mamma, corre subito in polizia ad avvertire il poliziotto che effettivamente Chucky è vivo e che era come diceva suo figlio. Tra l'altro, che cosa aveva fatto Charles prima di morire? Aveva giurato anche di vendicarsi contro il poliziotto che le aveva sparato. Era lo stesso, oddio, il nome non me lo ricordo. Però era il poliziotto, insomma, poi quando vi metto i personaggi lo vedrete. Raccompagna la donna a casa che vorrebbe andare a casa di questo Charles Lee Ray, però lui non vuole credere a quello che dice, non vuole rivelare il suo nascondiglio. E cosa succede? Mentre se ne va, Chucky lo aggredisce facendo ribaltare la macchina. Karen è decisa di riprendere suo figlio a tutti i costi e di conseguenza che cosa fa? Dopo aver consultato un fascicolo da parte della polizia, perché comunque questo poliziotto, questo commissario, ispettore, non mi ricordo quello che è, dopo essere stato aggredito, accetta di collaborare con Karen e quindi si recano in questa casa dove trovano un grandissimo murales. Con una frase molto particolare: O potente Damballà, grazie per la vita dopo la morte. Questa è la frase che Charles Lee Ray dice quando deve trasferire la sua anima da un corpo a un altro, ed è la stessa che ha usato quel giorno per impossessarsi della bambola, insomma. Però in questo murales molto grande trovano anche il riferimento ad una persona. Questa persona è un uomo di colore che aveva, diciamo, avuto contatti con Charles e si recano subito a trovarlo, se non fosse per un piccolo particolare. Charles arriva prima di loro e si fa dire come deve fare per riportare la sua anima in un corpo umano. Perché se entro un tot di tempo la sua anima non viene trasferita in un corpo umano, per forza di cose rimarrà intrappolato nella bambola. E se ne accorge dal fatto, no, che anche avendogli sparato, lui sente dolore, esce il sangue, quindi sta tornando umano piano piano. Quindi anche sparando alla bambola avrà le stesse reazioni che avrebbe in un corpo umano, ecco. Fatto sta che lui, dopo aver fatto un rito voodoo su questa persona, si fa rivelare come si fa e gli viene risposto che l'unico modo per potersi ritrasferire dalla bambola a un corpo umano è quello di fare allo stesso modo, ma trasferirsi nel primo umano a cui ha rivelato di non essere una bambola ma di essere una persona umana. Quindi, facendo 2 più 2, il corpo che cerca è proprio quello di Andy. Così, dopo aver ucciso anche quest'altro complice,
Andy corre, cioè Andy dopo aver ucciso sette persone, Chucky corre subito in quell'ospedale psichiatrico. Andy lo vede dalla finestra salire le scale e cerca di scappare. Però lo stesso dottore che ha voluto portarlo con sé come si chiama, nell'ospedale, cerca di sedarlo, ma in quel momento cosa succede? Arriva Chucky e lo uccide con la macchina dell'elettroshock, praticamente lo brucia vivo, infatti quella scena mi fa impressione a vederla così, però vabbè. Arrivati poi a casa con la mamma ed il poliziotto, Chucky si ripresenta, no, anzi, aspettate un attimo, Andy torna da solo, Chucky lo segue e il poliziotto e la mamma arrivano subito dopo. Lì comincia una battaglia all'ultimo sangue, che ovviamente, come vi avevo detto anche l'altra volta, non vi rivelerò. Allora, per quanto riguarda la produzione, che come vi ho detto prima è stata completamente statunitense e girata da Tom Holland nel 1988, molti luoghi che si vedono nel film sono effettivamente quelli che si trovano nella città di Chicago. Infatti, un esempio è il negozio di giocattoli. All'epoca era davvero un negozio di giocattoli, ed era situato in quella stessa via. Così come la casa di Eddie Caputo, la casa dei Barclay, la stazione di polizia, sono tutti, edifici che si trovano proprio in quelle posizioni. Ecco, non è niente di romanzato, niente di rifatto. Le posizioni sono quelle. Questo film ha ricevuto anche una serie di onorificenze, cioè nel 1990 ha vinto il Saturn Awards, che è stato vinto da innanzitutto Katherine Hicks, cioè Karen Barclay come miglior attrice. Ha ricevuto lo stesso premio proprio il film come miglior film horror. E ha anche ricevuto questo premio come giovane attore anche Alex Vincent, cioè Andy. E dopo avervi detto questo, come al solito vi presento un pochino di personaggi, qualche personaggio principale, insomma. Ma sappiate che comunque questo film ha 6 sequel e un remake, quindi usciranno altri video riguardanti proprio la saga della bambola assassina. Comunque vi presento innanzitutto Alex Vincent nel ruolo di Andy Barclay, che tra l'altro guardate com'è diventato oggi. Abbiamo Charles Lee Ray, quindi la bambola assassina, la cui anima è interpretata da Brad Dourif. Sì, qualcosa lo leggo perché altrimenti tutto non riesco proprio a ricordarmelo. Poi, come vi dicevo, c'è Katherine Hicks, che è la Karen Barclay, e c'è Chris Sarandon nei panni del detective McNorris. Poi, ovviamente, ce ne sono tanti anche secondari, ma questi sono i principali, che sono quelli che più ritroverete nel film. Arriviamo anche in questa puntata nel momento del giudizio, quindi, che poi non ho detta così, è anche bruttissima, però comunque di dare un voto a questo film. Come film devo dire che mi piace, non ci trovo, sì, ok, non mi ha spaventato tantissimo, ma comunque la storia mi ha preso molto, quindi devo dire che ha quella capacità un po' di prendere come si chiama, lo spettatore. Per questo motivo io mi sento di dargli un 7 anche a questo. Però non pensate che darò 7 a tutti, assolutamente, posso essere anche cattivo quando voglio. Però credo che questo film un bel 7 se lo meriti, anche il 7,5, ma mi mantengo sul 7. Voi che cosa ne pensate di questo film? L'avete visto? Lo guarderete? Scrivetemelo in un commento qui sotto e non dimenticatevi di dirmi i vostri pareri e il vostro voto. Quanto dareste a questo film? E soprattutto, passereste un bel giorno con Chucky? Scrivetemi anche questo nel commento. Bene ragazzi, anche questo video finisce qui. Io vi ringrazio per averlo visto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace.
Iscrivetevi al canale se i miei video vi piacciono e non dimenticatevi di cliccare sulla campanellina. In questo modo non vi perdete nessun video che caricherò. E condividete anche questo video. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Un gran bacione a tutti.